Noi dobbiamo pensare al lavoro, a crescere, di fare sempre meglio, di creare qualcosa di più, di migliorarsi, di aver voglia di migliorarsi. Sarà la classica partita delle 42 che ci aspettano, perché è un campionato di Serie B, è un campionato dove non c'è. Prima di giocarle, tutte le partite sono equilibrate e nascondono delle insidie. Questa in particolare, perché l'Entella è una squadra che fa il suo esordio nella categoria, in casa, e vorranno dare un bel segnale anche ai loro tifosi. Detto questo, noi siamo il Bari e dobbiamo andare a fare la nostra partita. Io sono abituato con le mie squadre a parlare non al primo, al secondo giorno. Al primo guardo, al secondo parlo. L'importante è quando si parla, poi dopo continuare su quella linea su cui si è parlato. Io ho detto che per fare un campionato di un certo tipo ne abbiamo bisogno di 20, almeno 20 titolari. Li abbiamo, starà a noi essere intelligenti a gestirli e starà a tutti essere intelligenti nel capire che per fare un campionato di un certo tipo bisogna essere squadra e non bisogna stare a guardare l'io. Se noi metteremo sempre davanti il noi, sono convinto che emergeranno le qualità importanti di tutti e sono anche convinto che tutti avranno l'opportunità di dare il proprio contributo, anche in una situazione particolare, perché è sempre così. Ci sarà spazio per tutti. Bisognerà essere intelligenti nel capire che per fare un certo tipo di campionato bisogna avere anche una sana concorrenza all'interno dei vari reparti. Volski, appena arrivato, è un giocatore di qualità, è un giocatore di talento, è un giocatore di qualità, è un giocatore che ci dà nei giocatori, tra i giocatori offensivi delle caratteristiche differenti rispetto agli altri giocatori che compongono il reparto, insomma. Tutte le cose che sono state fatte in entrata e in uscita sono condivise tra società, direttore sportivo e allenatore. Non c'è niente che non è condiviso.